Ciao a tutti ragazzi, sono Valentina, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. È un pochino che non ci vediamo, più o meno un mesetto e mezzo, due. La pausa di riflessione, chiamala così fra virgolette, pseudo finita, non finita del tutto. Vi farò video solo quando ho veramente qualcosa da dirvi, quindi non ci saranno più video programmati, ma bensì quando avrò qualcosa da dirvi. Per il resto vi consiglio di seguirmi su Instagram perché sono presente praticamente tutti i giorni, sempre vi parlo praticamente immediatamente di quelle che sono le mie letture e trovate il mio link qua sotto. Però oggi ci tenevo tantissimo, anche se il 6 di agosto è già passato, ma comunque sia, anche di questo abbiamo parlato proprio il 6 di agosto su Instagram, vi lascio il link qua sotto, di quello che per me è stata la consueta lettura dedicata alla Genbaku Bungaku, alla letteratura della bomba atomica. Visto che il 6 di agosto ne abbiamo parlato su Instagram, ho pensato di far uscire il video qua su YouTube per il 9 di agosto, che è stato lo scoppio della seconda bomba atomica, quella a Nagasaki, anche se in realtà parliamo di Hiroshima, e ne parliamo tramite questa volta un titolo diverso dal solito di quelli di cui vi ho già parlato, perché non è un titolo di letteratura, ma bensì un manga. E se già avete letto il titolo qua sotto saprete che parliamo di Gen di Hiroshima. Di recente finalmente la Ikari Edizioni ha ristampato Gen di Hiroshima, opera che era diventata un po' introvabile nell'ultimo anno e mezzo, due, e non sono mai riuscita a recuperarla perché proprio non ce la facevo, e finalmente è fra le mie mani. Ovviamente c'era da aspettarselo che potesse diventare la mia lettura per quest'anno, ed è stata una lettura veramente veramente pesante sotto tanti punti di vista. Leggere libri che, come ho letto negli ultimi anni, è stata dura, ma leggere un manga in cui comunque la controparte visiva comunque la fa da padrona assieme alla storia, l'ho trovato doppiamente ed emotivamente pesante rispetto al solito. Ma partiamo dal principio. Io per ora ho letto solo questo primo volume. La serie qua in Italia si compone di tre volumoni enormi di 1000 e passa pagine, in questo caso 1022 più o meno. Gli altri due sono un pelino più piccoli, è uscito al prezzo di 42 euro. Però questa edizione conta praticamente in totale, racchiude al suo interno quelli che sono i 10 volumi che sono usciti in patria originariamente per Shogakukan in Giappone fra il 1973 e gli anni 80 più o meno. Il titolo originale è Adachi no Gen, Gen dai piedi scalzi, per un vero e proprio significato che l'opera può lasciare del contatto effettivo con la terra, la forza che questa comunque può donare anche alle persone, e in particolare a un discorso dedicato al grano che è molto presente, che farà praticamente un po' da perno di vita al nostro protagonista, una perla, diciamo, di saggezza che il padre gli lascia e che lo sosterrà e lo farà andare avanti in maniera forte e decisa per tutto quello che avverrà ovviamente dopo. L'autore non è più vivo, Keiji Nakazawa, era già malato all'epoca quando scrisse Gen di Hiroshima di leucemia, e quello che troviamo fra le mani è una specie di autobiografia al 99% di quello che lui stesso ha vissuto, perché lui è un Ibakusha, diciamo un sopravvissuto della bomba atomica all'epoca in cui ci fu lo scoppio. Lui stava a Hiroshima, aveva 6 anni, e ci racconta tutta la sua esperienza attraverso Gen, che è il suo alter ego. Cosa più interessante all'interno di questo volume, oltre al fatto che comunque vediamo l'esperienza che l'autore tramite Gen ci racconta di quello che è stato lo scoppio, di quello che questo scoppio della bomba atomica ha portato a lui, a chi lo circondava, alla sua famiglia, alla disperazione, il dolore, le perdite, il disastro dello scoppio, la cosa interessante è proprio tutto il pacchetto a carattere storico che va a caratterizzare quello che andiamo a leggere al suo interno. Gen di Hiroshima non è solo un volume dedicato alla bomba atomica. Gen di Hiroshima è un volume che parla della guerra, di quello che la brutalità della guerra ha lasciato sia fisicamente che interiormente dentro quello che è l'animo umano. La guerra di per sé come può rendere umani o disumani le persone stesse.
Infatti la storia in questo caso, come accade spesso in opere che parlano della bomba atomica, non parte con la bomba atomica, la si può dividere in tre parti in realtà, e oltretutto questo volume racchiude quelli che sono i primi quattro volumi della storia di Hiroshima, i primi quattro erano stati anche pubblicati da Planet Manga anni fa, ma che poi non ha pubblicato il resto. E sono tre parti ben comunque collegate l'una all'altra, che dà veramente quello che è un senso completo, una linea temporale completa di quella che è stata la guerra e di quello che la guerra ha lasciato. Infatti iniziamo a leggere la storia ben prima dello scoppio della bomba atomica, durante quella che è ancora la seconda guerra mondiale, durante i bombardamenti che si riversano su quelli che sono i cittadini, le persone, coloro che vivono nelle città. E quindi vediamo questa guerra dal loro punto di vista, un po' come era accaduto anche in questo angolo di mondo, di cui già vi ho parlato e vi lascio il video linkato a fianco a me nelle schede, in cui vediamo quanto la guerra comunque va a toccare coloro non che la fanno, ma bensì che in prima persona la subisce. E vediamo tutto questo dal punto di vista, ovviamente, della famiglia di Gen e anche da un punto di vista molto patriottico, molto dell'orgoglio di quello che era il Giappone, l'orgoglio dei cittadini che devono essere grati, di andare in guerra, di morire in guerra, perché diventano comunque persone importanti. È il volere dell'imperatore, del divino imperatore, un volere divino per cui i giapponesi devono assolutamente adempiere a questo compito. Però questo ti fa anche notare quanto comunque, nonostante tutto, all'interno del cittadino giapponese non tutti la pensassero allo stesso modo. In primis il padre del nostro protagonista, che era letteralmente contrario alla guerra, era contrario a quelli che erano i principi che la guerra inculcava tramite una specie quasi di lavaggio del cervello all'interno del l'animo e della mente umana, tanto che lui si rendeva conto di quello che comunque la guerra causava, portava la povertà, le discriminazioni, le differenze. E questo ci fa anche vedere quanto però queste persone venissero arrestate, maltrattate e soprattutto quanto venissero addirittura odiate e discriminate dai loro stessi cittadini solo per una distinzione di pensiero completamente diversa e molto più, diciamo, oggettiva rispetto a quella che era l'idea che bisognava assolutamente avere in testa in quel periodo per in qualche modo sostenere la guerra, guerra che comunque portava assolutamente disperazione, morte e dolore. Un'altra cosa che viene molto trattata bene all'interno di questo volume, che mostra molto bene questa discriminazione, questa differenza verso chi era diverso e chi la pensava diversamente, questa è una cosa che comunque ricalca molto all'interno di quest'opera, sia nel prima che durante che nel post bomba atomica, per motivazioni diverse, è anche il modo in cui ci si rapportava con quelli che erano i coreani, diciamo, prigionieri in Giappone per lavoro dopo la guerra cino-coreana. In particolare conosciamo il vicino di casa del nostro Gen, della sua famiglia, che è un coreano che in qualche modo si trova assolutamente discriminato per il suo arrivare come prigioniero di guerra, ma soprattutto il suo essere di una razza completamente diversa. Ma tutto cambierà e peggiorerà ovviamente nel momento in cui scoppierà la Picaden, la bomba atomica, il 6 agosto del 1945 alle 8 e un quarto di mattina, ad oggi esattamente 76 anni fa. Gen stava andando a scuola, la sua famiglia in quella calda mattina stava ancora a casa, che fra gli ultimi ritardatari, la sorella che deve andare a scuola ma stava cercando di sistemare le ultime cose, il fratellino Shinji più piccolo che stava giocando con la barca, con la nave da guerra che Gen gli ha regalato, la madre divisa fra i panni e il padre il lavoro, quella che è la quotidianità di una mattina normale di tutti i giorni in un Giappone di quel periodo. Capiterà però, ovviamente, come tutti sappiamo, che alle 8 e un quarto ci sarà e ci fu un grande boato, poi un grande silenzio, una grande luce, una forte onda d'urto, la distruzione più totale perché è esplosa Little Boy, la bomba atomica su Hiroshima. Gen, fortunatamente, a differenza di tanti altri, riuscirà a salvarsi perché lo salverà il muretto della scuola, ma nel momento in cui si riprenderà assolutamente da questo forte impatto, si ritroverà attorno a sé una città che non conosce,
totalmente distrutta, totalmente rasa al suolo, dove morte e distruzione la fanno da padroni. E mentre l'ho posato perché diventava abbastanza impegnativo e pesante tenerlo in mano, ma poi la sua famiglia non sarà così fortunata come lui. L'unica che riuscirà a salvarsi sarà sua madre, assieme alla sorellina che lì a breve nascerà, perché il padre, la sorella e Shinji sono rimasti bloccati sotto le macerie e moriranno di lì a poco, bruciati vivi dalle fiamme che lo scoppio sta dipanando. Qui poi inizierà quello che è il lungo calvario che vedrà tutti i sopravvissuti dello scoppio della bomba atomica, Gen in particolare, perché si ritroverà subito dopo la morte della sua famiglia a dover sostenere la madre che sta partorendo la nuova sorellina, e si ritroverà in qualche modo ad essere un po' l'uomo di famiglia, a sorvegliare la madre e la sorellina, a cercare di sopravvivere, a cercare di non ammalarsi, a trovare tutte le soluzioni possibili per continuare a vivere e non perire post questa distruzione. Anche qua si vedrà assolutamente quella che è la cattiveria nei giapponesi, l'odio che si riversa verso chi è stato direttamente colpito da questo scoppio, l'odio che le persone sane, le persone lontane da Hiroshima, verso cui comunque coloro che sono stati colpiti cercheranno in qualche modo di rivolgersi in cerca di aiuto, in cerca di un qualche sostentamento, in cerca di cure e tutto, si ritroveranno completamente sbarrarsi le porte in faccia, essere etichettati come dei mostri, come esseri contagiosi che andranno in giro a infettare la gente, a renderli come loro, e si vedrà qua quella che è la vera e propria cattiveria ed egoismo che la gente ha in confronto di quelli che sono i più deboli e i più sfortunati, che nella sfortuna hanno avuto un attimo di fortuna, ma ovviamente il futuro non è roseo lo stesso, perché come ben sappiamo, molti dei sintomi, molte delle persone che sono salvate durante lo scoppio sono poi morte successivamente. Non importa essere parenti, non importa essere amici molto stretti, nonostante tutto ti ritroverai discriminato, abbandonato a te stesso e co e cer con un cercare sopravvivere solamente grazie alle tue forze, alla tua forza di volontà, al tuo non voler morire. Per il momento, come vi ho detto, ho letto solo questo che è il primo volume, un primo volume veramente molto intenso emotivamente come contenuti, e soprattutto ti trasmette veramente tantissimo quelli che sono i forti ideali e la forte emotività che traspare da tutto quello che c'è stato prima, durante e post lo scoppio della bomba atomica, il patriottismo iniziale, la disperazione centrale e addirittura la distruzione di quello che era un ideale vero e proprio dell'essere giapponese, dell'imperatore, nel momento in cui verrà dichiarata effettivamente la fine della Seconda Guerra Mondiale con la resa del Giappone del 15 agosto del 45 col discorso alla radio dell'imperatore, che era eletto come un elemento divino, ma che si scoprirà poi essere una normalissima persona come tutti quelli che lo stavano ascoltando. E da lì un po' ovviamente ci si ritroverà in quello che è la conquista americana, l'arrivo degli americani e il cercare in qualche modo di risollevare il paese anche grazie all'aiuto di coloro che l'hanno trasformato in quello che è stato dopo lo scoppio delle due bombe atomiche. E anche qua si vedrà molto bene quello che è un po' la trasformazione e in qualche modo tutto quello che accadrà nel post insediamento americano in Giappone. Il tratto è un tratto molto classico, ma che nella sua classicità, nel suo essere anche molto semplice, è veramente molto potente nel suo presentarti quello che è il contenuto, sia nella parte iniziale, con la brutalità più che altro di quella che è la guerra e la brutalità dell'animo umano, che nella sua parte centrale, con quelli che sono proprio tutto quello che la bomba atomica lascia, la disperazione, i morti, il dolore e tutto, e lo fa nella sua semplicità in una maniera veramente molto molto ad impatto. Ci sono delle tavole tipo queste che vanno veramente tanto a prenderti, a toccarti e a rimanerti completamente segnate all'interno dell'animo umano. È sicuramente un'opera importante per la Genbaku Bungaku, è un'opera che viene comunque letta anche nelle scuole elementari giapponesi, si può trovare nelle biblioteche delle scuole, nonostante per un po' di tempo si sia pensato di tirarle via perché considerate troppo crude, troppo crudeli, troppo per dei bambini. Per fortuna poi questa causa è stata persa, perché tutti dovrebbero in qualche modo leggere, entrare in contatto direttamente con questa opera,
che a differenza di tante altre, proprio per il suo impatto visivo, entra ancora di più e si insinua ancora di più nell'animo umano. Come detto, questo è solo il primo volume di tre, sicuramente quello più importante per quanto riguarda la parte più cruda e cattiva di quella che è stata la guerra dello scoppio del post, però sono molto curiosa di leggere anche gli altri due, ovviamente, per avere poi un quadro totale, completo di quella che è l'opera in totale di per sé. Di Gen di Hiroshima esiste anche una versione animata di cui circola sempre il 6 agosto un estratto che è proprio quello dello scoppio della bomba atomica, che trovate anche qua su YouTube e ve lo lascio linkato a fianco a me, e anche quello sicuramente con la sua controparte visiva animata e di sottofondo molto silenzioso con solo i rumori dello scoppio e degli oggetti, delle case, che tutto viene distrutto, rende veramente molto bene e anche quello ti si insinua per bene dentro l'animo e rimane ben stampato. Io non potevo fare altro che consigliarvi assolutamente anche questa lettura, una lettura assolutamente iconica e importante per questo genere di letture della memoria, diversa dalla memoria a cui pensiamo noi, perché come sapete a me fa piacere condividere questo genere di memoria con voi, visto che qua in Occidente comunque non è così ben radicata come ovviamente, giustamente, anche la lettura della memoria per la Shoah. Diciamo che del scoppio delle bombe atomiche si parla sui libri di storia, si legge qualcosina, oltretutto scritto da autori occidentali, non direttamente orientali, ma non è assolutamente la stessa cosa che leggere quelle che sono le vere e proprie testimonianze degli Ibakusha. Ecco perché non posso mai mancare nel consigliarvi i titoli di questo genere. Ringraziamo ancora tutti a gran cuore Ikari perché ce lo sta ristampando, ce lo ha riportato finalmente. Adesso con calma recupererò anche gli altri due volumi e sicuramente poi ne riparleremo. Però fatemi sapere qua sotto se in qualche modo vi ho incuriosito, se già avete letto Gen, se lo volevate leggere, insomma, parliamone qua sotto nei commenti come nostro solito. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi così da non perdere i prossimi video e attivare la campanella così da essere sicuri da rimanere sintonizzati per sapere quando uscirà un prossimo video, che può essere domani, fra qualche giorno o fra un pochino più di tempo. Non lo so, dipende da quanto tempo ho e se ho qualcosa di cui parlarvi. Io vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon inizio di ferie, perché so che molti di voi saranno in ferie in questo periodo, io le mie le devo aspettare a settembre, però vabbè, dettagli. Vi auguro comunque di riposarvi, di passare una buona estate. Vi mando un bacione grandissimo e come sempre vi aspetto qua. Ciao!